La storia di Semilla è una storia di persone che hanno dedicato e stanno dedicando la loro vita professionale a sperimentare, migliorare e proporre, sviluppare materiale genetico nuovo, sempre più performante, che per dare a tutta la filiera un contributo sia in quantità e in qualità utile poi al consumatore per migliorare le sue ricette e la sua alimentazione. Quindi un seme buono. Il seme buono è un concetto ampio, un concetto vasto, un concetto che racchiude in sé una serie di elementi che partono dalle valutazioni in campo per arrivare fino alla tavola del consumatore. Quello che facciamo qui è un lavoro ragionato, non è un lavoro a caso. L'incroci, il prodotto, le varietà che andiamo a scrivere sono prodotti ragionati in funzione del probabile, possibile utilizzo nel mercato. Il lavoro che parte da questi campi fa riferimento a degli obiettivi che prima ci poniamo e quindi studiamo per capire dove vogliamo arrivare e poi partiamo dall'individuare le partenze dei genitori di queste varietà. Da questa area, da questo areale che noi identifichiamo, abbiamo identificato insieme ai miei colleghi, a tutto il settore, il servizio della sperimentazione, ricerca e sviluppo, come la base di partenza per creare nuovi prodotti e prodotti sempre più performanti e sostenibili. Tutta la nostra attività, il nostro impegno quotidiano e anche durante tutto l'anno è la varietà. In sintesi, la varietà perfetta non esiste. Certamente Semilla può dimostrare di avere delle varietà molto interessanti in questo campo, interessanti per l'agricoltore e quindi per le diverse situazioni agroclimatiche, abbiamo una variabilità di ambienti molto molto alta in Italia, interessante per la trasformazione, quindi per i diversi target del prodotto finito, interessante per il consumatore che può trovare prodotti derivati sicuramente rispondenti alle proprie esigenze. Non basta avere una bella varietà, non basta avere un ottimo prodotto, ma abbiamo necessità di accompagnare questo prodotto fino all'agricoltore, fino al trasformatore finale. E quindi uno slogan che spesso lanciamo è quello di dire di avere la varietà giusta da coltivare nel posto giusto, nel modo giusto e da collocare nel modo giusto sul mercato per il prodotto finito. Io mi chiamo Beyene, vengo dall'Etiopia, faccio il breeder. Qui nascono le nostre varietà. Siamo nel campo di allevamento, il cuore del nostro lavoro. Qui abbiamo a disposizione un'ampia e preziosa diversità genetica. Qui definiamo gli obiettivi da raggiungere, cioè produzione, qualità, resistenze e altro. Qui svolgiamo i programmi di miglioramento genetico, dall'incrocio fino all'ottenimento delle varietà nuove. Si tratta di un percorso lungo, faticoso, che non sempre garantisce un risultato finale, che si snoda lungo numerose fasi. Partiamo con la scelta dei genitori, fase strategica nel piano di miglioramento. Analizziamo le popolazioni segreganti, che è la parte più impegnativa del lavoro, fino ad individuare alla quinta e sesta generazione i materiali che meglio rispondono agli obiettivi fissati. Le linee distinguibili, uniformi e stabili entrano nel programma di sperimentazione in diversi contesti agroambientali per più anni. Da questo screening escono le linee candidate per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Varietà. È un lavoro comune che ci accomuna con altri breeder, ma la nostra forza è legata alla lunga esperienza della nostra squadra, alla grande passione, alla profonda conoscenza dei territori, alla capacità di interfacciarsi con il mercato e con le filiere. È un lavoro sempre in evoluzione, gli obiettivi vengono continuamente aggiornati in relazione alle richieste delle filiere, quindi siamo chiamati in continuo a nuove sfide. Oggi comunque possiamo affermare che il nostro impegno ci ha dato risultati soddisfacenti, sia nei frumenti duri che nei teneri, con un catalogo varietale completo, veramente competitivo. Ma il nostro allevamento è ancora ricco di nuovi materiali, pronti per essere scelti ed ottenere nuovi campioni rispondenti a nuove sfide.
una volta costituita la varietà, va mantenuta nel tempo, partendo da delle singole file spiga, che poi successivamente diventeranno parcelle e poi, come vedremo, parcelloni. Da questi parcelloni poi otterremo il nucleo di partenza di ogni varietà. Una volta ottenuto il nucleo, inizia la certificazione della varietà stessa. La certificazione è una fase molto importante in quanto garantisce poi all'agricoltore e successivamente al trasformatore le caratteristiche della varietà. Essendo azienda sementiera, noi garantiamo tramite la certificazione il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di una varietà per tutto l'arco della filiera.